Allora, per molte persone il lavoro sulle credenze è difficile perché abitano in modo radicale il pensiero ordinario, ma il pensiero ordinario è separativo. E quindi, usando il pensiero separativo, non si riesce nemmeno a capire cos'è una credenza, perché una credenza la si separa subito da che cosa? Da una decisione. Io credo una cosa e la credenza è una constatazione, la decisione invece è qualcosa che decido io. Si separa la credenza dai comportamenti, si separa la credenza delle emozioni, ovviamente si separa le convinzioni da che cosa? Dalla biochimica, si separano le convinzioni dagli stati mentali, separando tutti quei, si separa le convinzioni dai giudizi, ecco. Quindi, separando tutto quanto, noi concentrandoci sulle convinzioni, bene, vi posso dire una cosa: è inutile che vi sforziate di cambiarle perché non ci riuscirete, perché non avete capito cosa sono. Se io voglio fare un risotto, devo aver capito cos'è un risotto, perché se penso che nel risotto ci devo mettere un po' di asparagi e poi dei granelli di mercurio condensato, probabilmente il risotto non mi funziona, non riesco a farlo. Ecco. Allora, se io credo che le credenze siano qualcosa che non sono, perché ho le idee completamente confuse, il lavoro sulle credenze non funzionerà. Ma questo dipende dal fatto che noi pensiamo male. Le credenze, per capire cos'è una credenza, non la posso capire col pensiero, diciamo, saturo di potere e dominio, quindi di avversione, perché mi impedisce di vedere, cogliere, comprendere che una credenza è anche un giudizio, che un giudizio è anche ostilità, sto parlando del giudizio egoico, che il giudizio che è ostilità è anche attaccamento al desiderio che la realtà sia diversa da com'è, ovvero appunto è avversione e attaccamento. Che quando io pratico convinzioni, con credenze radicate nel pensiero ostile, non posso certo spianare la via della pacificazione interiore. È proprio impossibile, non posso spaccare un tavolo e nello stesso tempo pretendere che questo tavolo poi alla fine sia aggiustato. Se l'ho spaccato, l'ho spaccato. Quindi sono due forze, quelle costruttive che portano all'integrazione e quelle distruttive che portano alla disgregazione, al caos, alla morte. Vita, morte. Per capire una credenza bisogna porsi dal punto di vista della vita, cioè analizzarla da lì. Quindi questa credenza mi dà forza, mi dà energia, mi fa star bene, mi dà benessere, mi rende più intelligente, più vitale, più capace di comprendere le cose. Bene, probabilmente questa, se supera queste prove, è una credenza radicata sull'amicizia, che non può essere amicizia per me contro gli altri, è amicizia, perché nel pensiero vero, che è il pensiero del bene, che è il bene dire, che è il bene pensare, che produce il benessere, appunto, non ci può essere la radice dell'ostilità. O se c'è ostilità, distrugge il benessere, è ovvio. Quindi, quando parlo di amicizia, intendo un'amicizia a 360 gradi, che si rivolge ovviamente per prima cosa a me stesso, e a tutte le mie cellule e a tutte le mie parti. Nel momento in cui io ho un conflitto interiore, non sto vivendo nell'amicizia, ma sto vivendo appunto nella guerra, nell'ostilità reciproca tra parti interne. Vuol dire che io, come leader di me stesso, sono assente e incapace. Se sono in conflitto, significa già che sono corrotto, non sono intero. E se non sono intero, e da lì voglio prendere delle decisioni, sono semplicemente pazzo. Ripeto, pazzo, perché chi prende le decisioni? Non c'è l'unità che le prende. Ci sono delle parti frantumate in conflitto tra loro, radicate nell'ostilità, ecco, che prendono decisioni. Allora, quindi, se io sono in conflitto, qualunque cosa pensi, qualunque cosa decida, è erronea. Non potrà mai fare nel mio bene, nel bene di altri. E questo è difficilissimo da capire finché non si fa un salto evolutivo e non si comprende che tutto ciò che ha a che fare col conflitto è corruzione, che ciò la corruzione è ostilità, che l'ostilità è il male, che il male è malessere. Quindi se sto male devo andare a vedere dove sono conflittuale. E la conflittualità genera che cosa? Ovviamente un'espressione di inimicizia. Inimicizia.
Credo che una comprensione delle convinzioni profonda è la premessa per poterci lavorare sopra, altrimenti un anno di lavoro sulle convinzioni non produce nulla, perché lo sto facendo con lo stesso tipo di pensiero con cui le ho costruite. Allora, quelle convinzioni lì sono tutte, senza eccezione, tossiche. Come tale sono biochimica tossica, cioè si aprono gli scaffali, gli armadi e i flaconi della farmacia dell'ego, che è la farmacia che produce malattie. Allora, le credenze malate, le credenze tossiche, le credenze radicate nelle nemicizie, quindi nella biochimica delle nemicizie e del malessere, tutte queste credenze noi le confondiamo con la constatazione su com'è la realtà. Bene, tutte queste credenze invece sono vere e proprie decisioni di credere a una certa cosa che è diversa da come sta la realtà. Sono tutte fondate sull'ignoranza della realtà. Allora, se capiamo questo, capiamo il perché Buddha, Gesù e Socrate erano assolutamente d'accordo che all'origine dei mali umani c'è l'ignoranza. Quindi, oggi pretendiamo di risolvere dei problemi con degli strumenti insufficienti. Non abbiamo un'analisi chiara, pulita e quindi intera, bisogna fare un'analisi dell'intero e non dei suoi frammenti. Ma noi siamo talmente spinti a cercare soluzioni frammentarie, parziali, da che cosa? Dal pensiero comune, che però è tossico, che è quello che produce le bombe atomiche, le mine anti-bambino. Voglio arrivare all'estremo, l'antibambino, cioè il bambino deve esplodere con una mina. Siamo giunti a creare questo, quindi a uccidere la civiltà. Ecco, chi pratica queste credenze e non se ne accorge vuol dire che ancora non ha capito nulla di che cosa vuol dire pensare. Ecco, quindi non mi si dica che le persone hanno capito, ma poi le emozioni sono quelle di prima. È ridicolo dire questo. Cioè, è soltanto una civiltà ignorante come la nostra si possono sostenere simili sciocchezze. Noi dobbiamo piuttosto dirci: io non ho ancora capito, io devo studiare meglio come stanno le cose. Oggi la fisica quantistica, l'ultima fisica di frontiera, ci sta dicendo che siamo uno. E che ogni volta che noi ci pensiamo un frammento, siamo fuori dalla realtà. Tutte le convinzioni che ci sono basate sulla separatività sono contrarie alla realtà, semplicemente sono fasulle, false. Allora, se io pretendo che sia vero ciò che è falso, sono pazzo. Questo è il punto. Se sono pazzo, starò male. La vita mi offre l'opportunità di capire che sono malato. Punto. Quindi il mio compito è guarire. Come? Attraverso praticando la conoscenza che mi porta alla virtù. La fondamentale virtù è distinguere le credenze false a cui il mio io sottostà e da cui dipendo, quella è l'unica dipendenza umana, l'unica vera dipendenza dalle credenze false, dalle credenze vere, che quelle sì sono constatazioni sulla realtà. Quelle false sono fasulle interpretazioni di realtà, scelte che la persona inconsapevolmente fa, scelte di appartenere a quella cultura tossica, che può essere la cultura familiare, la cultura del gruppo, la cultura di appartenenza, non importa. Tutte queste credenze ci allontanano da noi stessi. Quando pratichiamo queste credenze, non solo non stiamo con gli altri, non sappiamo amare, ma non siamo capaci di stare con noi stessi, non siamo capaci di stare con noi stessi. È impossibile, perché noi stessi siamo guerra.